Simone Giannelli, allora, obiettivo conquistato, era un obiettivo importante, lo avete fatto e anche benissimo. Sì, era importante conquistarlo questo obiettivo, sapevamo che la Serbia aveva tanta voglia quanto avevamo noi di andare all'Olimpiade, insomma, l'Olimpiade è una cosa incredibile, quindi eravamo pronti a battagliare, l'abbiamo dimostrato. Oggi è andata tutto bene da parte nostra, abbiamo giocato benissimo e siamo riusciti a giocare veramente bene, sono contentissimo, godiamoci la festa. Avete avuto una marcia in più o la Serbia ha qualcosa in meno? Ma è sempre il solito discorso, guarda, quando perdo le partite così ti dico sempre la stessa cosa e quando le vinco pure. Quelle partite che tu giochi benissimo, gli altri fanno qualcosa in meno di te e vinci, insomma, adesso non voglio fare paragoni e cose, però ai mondiali l'anno scorso c'è la stessa cosa al contrario, quindi sono partite, no? Un lancio della moneta, perché quando sono a questi livelli qua e chi sta meglio in quel momento si porta a casa la partita. Noi abbiamo giocato veramente bene oggi, magari se l'avessimo fatta domani avrebbero vinto loro, non lo so, ne l'abbiamo affrontata come una finale, quindi oggi ci è andata bene, sono veramente contento e faccio i complimenti a tutti i miei compagni. Avete dato tanto a questo pubblico, il pubblico ha dato tanto a voi, il mix perfetto. Sì, è stato incredibile il pubblico, penso uno dei migliori della mia vita, perché spingevano sempre, anche ieri che abbiamo fatto una partita incredibile con l'Australia, anche quando eravamo sotto hanno spinto sempre. Devo solo ringraziare Bari, la Puglia, tutti quelli che sono venuti qua al Palaflorio, perché è stata un'emozione grandissima che porterò dentro tutta la vita.